Buongiorno a tutti, io sono Alfred73, benvenuti sul mio canale. Oggi vedremo come modificare questo Grati Ariete per inserirvi all'interno una batteria litio 18650 e poterlo ricaricare semplicemente inserendo un connettore micro USB e in questo modo prolungare la durata del nostro Grati Ariete. Venite con me! Questo è il mio modello Grati Ariete che intendo andare a modificare. Modello 440, coglieremo l'occasione per parlare di BMS 1S, cioè destinati a singole celle litio. Il mio modello di Grati prevede anche il suo caricabatterie da appendere al muro con un alimentatore da 4,5 V, 0,15 A che però non andrò a utilizzare vista l'esigua corrente fornita da questo alimentatore caricabatterie. Al suo posto utilizzerò un comunissimo caricabatterie USB. Per procedere con questa modifica, innanzitutto vado a smontare il mio Grati. La procedura che segue potrà anche essere utilizzata per sostituire la batteria al nickel metal idrato contenuta all'interno. Vado a rimuovere le parti staccabili, lavabili, lavastoviglie e ad aprire l'involucro contenente il motore e la batteria vero e proprio. All'interno troviamo il motore da 3 V e la batteria al nickel metal idrato, composta da due elementi da 1,2 V in serie per un totale di 2,4 V con 2 Ah di capacità massima. Queste batterie vengono anche vendute come pezzi di ricambio specifici per il Grati. Di solito, a seconda dell'utilizzo più o meno intenso, la durata di queste batterie non va oltre l'anno di vita e quindi devono essere spesso e volentieri sostituite. Per ovviare a questo inconveniente, ho deciso di sostituire questa batteria nickel metal idrato con una batteria a litio di più lunga durata. Questa 18650 infatti ha più o meno la stessa dimensione, una capacità maggiore di 2600 mAh e una tensione maggiore di 3,7 V, che sarà ricaricata da questo modulo TP4056. Si tratta di un modulo specifico per la ricarica di una batteria a litio che non prevede la protezione della batteria. Prima di fare questa modifica mi assicuro che ci sia sufficiente spazio all'interno dell'apparecchio. Voglio andare a verificare l'assorbimento in termini di corrente di questo Grati con l'uso di questo alimentatore variabile con una tensione di 2,2 V. Vado a testare la corrente assorbita da questo motorino. Risultano 3,2 A circa. Dunque il motorino ha bisogno di 2,2 V e 3,2 A. Verificati questi parametri di funzionamento del mio Grati, vado ad implementare il nuovo circuito partendo proprio dalla batteria litio 18650. Si tratta della tipica 18650 da 2600 mAh. Tensione nominale di 3,7 V e massima di 4,2. Corrente di ricarica 1,3 A pari a 0,5 C. Per collegare a stagno la batteria al resto del mio circuito vado a smerigliare i due poli con questa smerigliatrice Dremel. In questo modo la stagnatura sarà resa molto più facile. Tuttavia il modulo TP4056 da me utilizzato è quello in versione senza BMS e quindi dovrò aggiungere un BMS 1S, cioè un BMS per una singola cella. Si tratta di un piccolo BMS che accoglie ai due lati estremi i contatti della cella, positivo e negativo, e al centro il collegamento sia al caricabatterie che al carico da alimentare. Sul retro di questo BMS per singola cella troviamo i due MOSFET integrati nel chip 8205A e l'integrato DV01 che è il vero e proprio Battery Management System che si occupa della gestione appunto della batteria.
Attraverso i due MOSFET adesso collegati, questo integrato, come in tutti i BMS, provvede a scollegare il negativo della batteria dal negativo del carico o del caricabatterie in caso di sovraccarica, sovracorrente, cortocircuito o sovrascarica. Questo chip misura la tensione ai capi della batteria attraverso i pin VCC e ground ad essa collegati e la corrente attraverso la misurazione della caduta di tensione presente tra ground e il piedino current sensing. Osservando il datasheet, questa soglia di tensione che indica la sovracorrente è predeterminata in fabbrica di 150 mV. Di conseguenza, l'intervento di protezione in corrente per questo chip sarà interamente dato dalla moltiplicazione della resistenza di saturazione di questi due MOSFET per la corrente assorbita dal carico. Osservando il datasheet di questi due MOSFET, emerge che la loro resistenza di saturazione va circa da 25 milliohm a 40 milliohm. Ipotizzando un valore medio di 35 milliohm e moltiplicando questa resistenza per 2 MOSFET e per 2 ampere, otteniamo circa 140 millivolt. Da qui possiamo dedurre che la soglia di protezione di corrente per questo chip è di circa 2 ampere. Questa caduta di tensione legata a questa corrente all'interno del chip viene rilevata da un apposito amplificatore operazionale comparatore che comanda i due MOSFET di protezione. Altri due comparatori rilevano il cortocircuito e l'inserimento del caricabatterie. Anche quest'ultimi vanno a comandare i MOSFET di sovraccarica o sovrascarica e scollegare all'occorrenza il negativo della batteria. Il voltaggio di quest'ultima, invece, viene rilevato da questi due operazionali che controllano la sovraccarica da parte del caricabatterie o la sovrascarica da parte del carico. Anche questi operazionali vanno a pilotare i MOSFET di overcharge o overdischarge, interrompendo il flusso di corrente all'occorrenza. Questi concetti sono comuni a tutti i BMS. Una volta capito il meccanismo di funzionamento di questi chip di Battery Management System, possiamo anche capire come modificarli e implementare magari un assorbimento di corrente maggiore da parte del carico. Essendo la tensione di 150 mV fissa e dipendendo questa dalla resistenza di saturazione dei MOSFET, l'unico modo per aumentare l'assorbimento di corrente da parte del carico senza l'intervento della protezione è quello di mettere più MOSFET in parallelo in modo da ripartire equamente la corrente assorbita dal carico e abbassare la caduta di tensione agli occhi del BMS. Per questo motivo, in molti di questi BMS, spesso e volentieri vengono implementati più MOSFET collegati appunto in parallelo per aumentare le caratteristiche di corrente e quindi la soglia di protezione di intervento per ciascuno. Ma per capire meglio questo concetto facciamo un esperimento. Andiamo a collegare la mia batteria al litio al suo BMS 1S in modo da studiarne meglio il funzionamento e l'intervento della protezione in caso di sovraccarico di corrente. Per facilitare la saldatura applico del flussante liquido ad entrambi i poli della batteria. In questo modo potrò ridurre i tempi di permanenza del saldatore sul singolo polo. Questi moduli BNS vengono venduti di solito con una piattina già collegata che rende più facile la saldatura. Al fine di evitare cortocircuiti tra questi due poli, vado ad inserire anche un isolatore in carta specifico per batterie a litio 18650. Questo anello protegge i due poli dal cortocircuito. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare l'iscrizione al mio canale.
questo punto andiamo a collegare due cavi positivo e negativo verso l'esterno. Questi cavi collegheranno il BMS sia al carico esterno al motorino che al modulo carica batterie TP4056. Quando effettuate queste operazioni di saldatura, tenete bene a mente che la batteria ha un voltaggio di 3,7 volt e può, in caso di cortocircuito, anche generare una corrente elevata, quindi prestate la massima attenzione. A questo punto andiamo a testare la funzione di caricamento tramite il modulo TP4056. Il LED di ricarica si accende correttamente. Andiamo a misurare la corrente assorbita per la ricarica da questa batteria. Abbiamo 260 mA, segno che questa batteria è probabilmente quasi completamente carica. Questo modulo è in grado di fornire una corrente di ricarica massima di 1 A. Ma torniamo adesso al nostro GRATI e vado a collegare il motorino da 3V al mio circuito BMS più batteria per testarne il comportamento con l'assorbimento da parte del carico. Vediamo se con questo BMS da 2 A massimi il nostro motorino funziona. Premendo il relativo pulsante vedremo che il circuito del motorino non si avvia affatto. E questo perché il BMS sta proteggendo la batteria dalla eccessiva corrente di 3 A assorbiti dal motorino. Non solo, ma se andiamo a misurare la tensione all'uscita di questo BMS abbiamo esattamente 0 V, perché il BMS è interrotto. E questo a causa della sovracorrente che si è avuta in precedenza. Per ripristinare la funzionalità occorre ricollegare il circuito al caricabatterie da 5 V e vedremo che la tensione tornerà disponibile al motorino. Tuttavia, non appena cercheremo di prelevare nuovamente questi 3 A, il BMS si bloccherà nuovamente. Per ovviare a questa situazione, l'unica possibilità è modificare il nostro BMS 1S aggiungendo dei MOSFET in parallelo al MOSFET principale, ai due MOSFET principali. A tal proposito esistono già dei BMS con questi MOSFET in parallelo per raggiungere fino a 15 A. Tuttavia, non avendo la disponibilità di questo modulo, faccio come al solito a modo mio e metto in parallelo più moduli 1S BMS da 2 A per raggiungere lo stesso scopo. In questo modo ho realizzato un BMS 1S da 6 A che posso agevolmente inserire nel mio progetto. Ognuno di questi MOSFET inseriti in parallelo assorbirà soltanto 1/3 della corrente di 3 A e quindi non provocherà l'intervento della protezione da parte del BMS associato. Una volta fissato saldamente con delle fascette da elettricista il mio BMS, vado a saldare i collegamenti esterni al carico e al modulo di caricamento delle batterie. Prima di collegare il negativo di alimentazione al motorino, tuttavia, devo ridurre la tensione di alimentazione da 3,7 V a 2, inserendo queste due resistenze in parallelo da 1 ohm 3 watt. Per un totale di 0,5 ohm. In questo modo, su queste due resistenze, in presenza di 3 A di assorbimento, avremo una caduta di tensione pari a 1,5 V, che sottratti ai 3,7 V della nuova batteria al litio, ci daranno i 2,2 V necessari. Queste due resistenze dovranno dissipare una potenza di 4,5 W, data dal prodotto dei 3 A per gli 1,5 V di caduta, comunque sia una potenza inferiore ai loro 6 W cumulativi. A questo punto siamo pronti per andare a provare il mio nuovo BMS risultante dal parallelo e a verificare anche la caduta di tensione su queste due resistenze, semplicemente premendo il pulsante di accensione e
vedremo che ora il motore si avvia normalmente e quindi funziona correttamente. Andiamo a fare qualche misura per verificare i parametri corretti. Collego i due poli del multimetro ai pin di alimentazione del motorino e un amperometro a pinza per verificarne l'assorbimento. 2,2 volt e 3 ampere di assorbimento. Quindi i nostri parametri sono corretti. Bene, a questo punto non mi rimane che collegare il mio caricabatterie TP4056 ai due poli del BMS a cui è collegato lo stesso motorino, quindi lo stesso carico. Così facendo, la mia batteria sarà anche protetta dalla sovraccarica derivante dall'alimentatore caricabatterie. Vi ricordo che il modulo TP4056 è disponibile anche in versione con BMS incorporato 1S, ma con soglia di corrente ovviamente massima di 2 A. Vado a praticare il foro per l'ingresso del connettore micro USB. Inserisco un connettore micro USB per facilitare il blocco del PCB in fase di incollaggio. Con la pistola per la colla a caldo vado a fissare questo modulo caricatore TP4056 sull'involucro. Colla a caldo che andrò anche ad utilizzare per tappare i fori originari del caricabatteria a muro che adesso non mi serviranno più. La colla a caldo sarà contenuta dallo scotch esterno. Inizio a riassemblare tutte le plastiche del mio gratin. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link degli strumenti e degli attrezzi e materie utilizzate nei miei video, cliccando sui quali potrete contribuire a finanziare il mio canale. Rimosso lo scotch, rimarrà il foro completamente chiuso. Bene amici, il mio intervento si è concluso, il mio gratì è pronto per tante ore di utilizzo in cucina grazie a questa nuova batteria al litio da 2600 mAh che durerà certamente di più dell'originale al nickel metal idrato. Non mi rimane che caricare il tutto con un connettore micro USB con un semplice caricabatterie per smartphone. Quando la luce rossa del modulo TP4056 sarà diventata blu, il mio gratì sarà pronto per i suoi utilizzi in cucina. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio per la visione, come al solito vi invito a mettere like se vi è piaciuto questo video e ad iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima!